oggi è il primo giorno d'estate, come vedete il mare è un po' agitato, però questo è sufficiente per non farci lavorare tranquillamente. Infatti stamattina quando sono arrivata ho trovato la mia battigia molto danneggiata, praticamente la prima fila non ha il posto per allungare il lettino. Questa situazione ci dispiace tantissimo perché questo inverno insieme al comune e la regione abbiamo lavorato tanto per ripristinare un pochino gli arenili qui delle spiagge libere, dei bagni Sergio e degli hotel qua vicino a me, però questo non è sufficiente, servono assolutamente le scogliere. La colpa principale diciamo che è stata causata dalla realizzazione del porto turistico che nel contempo doveva prevedere anche la realizzazione di scogliere emerse, funzionanti, a protezione di tutta la costa fino ad arrivare a Viale Ruggeri. Siamo molto preoccupati e dispiaciuti, non solo io ma tutte le attività collegate alla spiaggia come ristoranti, l'hotel, perché siamo tutti collegati l'uno all'altro. Se non c'è la spiaggia non c'è gente, non ci sono persone che comprano la pizza, che consumano al ristorante, non ho posto per tutti i clienti dell'hotel Continental, quindi è un disagio generale. So che il sindaco ha tante problematiche da risolvere, però questa è una delle più importanti. La costa è un bene primario, l'Italia è una penisola, la costa, l'arte, la cultura va difesa. E quindi chiedo il massimo impegno sia al Comune di Fano, sia alla Regione, nella figura dell'assessore Giorgi, che deve premere assolutamente per concretizzare i 3 milioni di fondi FAS che purtroppo scadono nel 2014, alla fine di quest'anno. Sono 7 anni che girano questi fondi, nessuno gli ha dato peso, nessuno ha dato mano a questa cosa. È ora di concretizzare perché noi fanesi, non io come Bagni Sergio, ma noi fanesi tutti vogliamo che le coste vengano difese.